Maico Italia con i suoi marchi Elicent e Dynair è una società leader nel settore della ventilazione. Oggi ci troviamo al margine di un cantiere nella provincia di Varese, Bustarsizio, Luci nel Bosco, dove andremo alla scoperta di un impianto di estrazione monossido di carbonio per parcheggi sotterranei e l'attività di assistenza e collaudo che la società è in grado di offrire. Venite con me. Ci troviamo all'interno dell'autorimessa condominiale che va a servizio di circa 115 garage e ancora un maggior numero di posti auto, dove è stato predisposto un'apposita sensoristica per la rilevazione del monossido di carbonio, sensori che andranno a comandare appositamente, monitorati dalla centrale che poi scopriremo, il nostro sistema di ventilazione, che è stato posto a soffitto nella versione centrifuga. Questi sono dei sistemi Gelfan, quindi dei sistemi che servono a prelevare l'aria viziata, l'aria da allontanare dal basso verso l'alto, e vengono spinti nella direzione di bocche d'aria o uscite d'aria appositamente predisposte. Mission Control. Ci troviamo nel locale tecnico dove è stata installata l'apposita centrale di monitoraggio e rilevazione del funzionamento dei sensori di monossido di carbonio, dal quale se ne possono appunto monitorare, controllare, programmare e gestire fino a 8. Ora andremo a scoprire che è ben possibile andare oltre, infatti nell'impianto che prima abbiamo visto rapidamente ci sono installati 9 jet fan e quindi necessitiamo di una centrale di espansione. Ci troviamo all'interno dell'ulteriore locale tecnico dove, come anticipavamo, è stata installata la centralina di supporto ed espansione agli ulteriori jet fan. In questo caso ne sono stati posizionati 6, ma comunque questa centralina è in grado di ospitarne e gestirne fino a 8. Caricando il sensore con il gas di prova, il sensore ha segnalato l'allarme, ha scorso un tempo tecnico, i jet fan andranno in funzionamento attivo. Ecco, il sistema di ventilazione per estrazione monossido di carbonio si è attivato. L'espulsione e a seguire gli altri apparecchi collegati all'interno del sistema, l'espulsione e verso la bocca di lupo. Come la programma, la nostra centralina ha segnalato il livello di allarme, lo stato di allarme. Sensore numero 3, abbiamo già provato anche il numero 2. Ineluttabilmente è partito il nostro jet fan centrifugo che sta aspirando dalla parte centrale dal pavimento e buttando aria verso l'espulsione esterna, per rimuovere eventuali eccessi di CO. Abbiamo così scoperto brevemente una delle possibilità che vanno a implementare questi nuovi e moderni sistemi
di rimozione di gas inquinanti nei parcheggi sotterranei e il servizio di assistenza che Maico Italia e Recente di Nile sono in grado di offrire.